appunto Gerardo Sacco. Perché Gerardo Sacco? Siamo anche due ragazzi, se vengono. Ci sono? Eccoli qua. Gerardo, che succede? Allora, noi abbiamo un premio. No, che cosa abbiamo? Perché abbiamo due premi? Che cosa succede? Ce lo spieghi? Spiegaci. No, chi mi conosce sa che a me non piace quando io mi commissiono soprattutto del targhe, mi fanno una targa, le targhe si fanno solo per gli automobili, ma sono delle vibrazioni e piace fare dei racconti preziosi in questo caso. Qui abbiamo appunto vinto, siamo nel premio della Romagna Grecia, io vengo proprio dalla capitale della Romagna Grecia, Crotone, dove e un certo Pitagora si è fermato lì, ha fatto la scuola di Pitagora e il tempio di Racinia, l'unica colonna superstite è rimasta qui in rilievo, che poi fa parte del luogo, nell'86 che abbiamo fatto questo luogo praticamente, unito con i nostri cugini siciliani. Allora aspetta che i nostri cugini siciliani ci sono. Quindi, Gerardo, abbiamo un vicepresidente, Sabino Romano, cugino siciliano, perché è giusto avere anche lui, perché io me lo sono dimenticato nella foga di vedere il tuo premio. Ecco, ok, continuo pure. Poi c'è questa maschera fotovoltaica che è stato molto importante della mia storia, no? Venendo dalla cultura magno-greca, dove c'erano sui templi magno-greci queste maschere fotovoltaiche che tornavano montane in spirito del mare, successivamente tutti i palazzi patrizi c'erano queste maschere e le chi incisa. Noi stasera abbiamo due illustri ospiti premiati e allora ho pensato, come per magia, che la maschera viene estrapolata, ma è scusa buona per toccare le belle ragazze, certo. È un gioiello, anche pobre, si può mettere, uno lo toglie e lo porta alla propria signora, così è giusto che la propria signora che sta sempre praticamente nell'opera. Per la metro è perfetto, il metro è perfetto, il metro anche così. È così. Ok, facciamo un applauso. Grazie. Abbiamo detto 2000 volte, abbiamo 50 splendido. Non sapevo che ci fosse. Abbiamo anche la carta porta, perfetto. C'è un bel premio mio, al collo se tutto. Ok, allora, ora 2019, premio internazionale Magna Grecia. A Federico Faccini, ve lo raccontiamo pure, dopodiché Sandra aiuterà il presidente a consegnarlo, viene con le motivazioni. A Federico Faggina, che con il suo genio ha reso l'umanità un posto migliore in cui le tecnologie sono al servizio delle persone. Inventore del microchip e padre del touchscreen, lo scienziato non ha mai dimenticato di essere innanzitutto l'uomo, Federico Faggina, capace di portare per il mondo i valori più profondi della nostra cultura e della nostra storia. La scienza deve liberare l'uomo dai bisogni e non renderlo schiavo. E questo è il primo insegnamento che ci ha dato e ci continua a dare, portando avanti la sua battaglia contro chi considera gli esseri umani semplici emanazioni digitali e dati su cui costruire incrementi di capitale. Il premio internazionale Magna Grecia 2019, questa sera, va ad un uomo che ci rende fortemente orgogliosi di essere italiani. Federico Faggina, candidato al premio Nobel del 2020, e scusate se poco. Sara, prima della consegna, voglio aggiungere qualcosa su Federico. Sono impressionata, ma non posso stargli vicino. È impressionante, sono contenta. Come si fa? Il premio si dà. Grazie tanto. Prima Gerardo Sacco ha raffigurato questo, adesso con Saverio che rappresenta la Sicilia, con i templi, sono tanto, questa era, come diceva Gerardo, l'ultima, ma non ha detto di quanto, di 48 colonne del Tempio di Racinia. Questa era di 12. Rimasta del quinto secolo avanti Cristo, quindi gli consegniamo il premio.
siamo di là. Quelle fatte loro mi sono a favore di fotografia. A Federico Fagini, un grande applauso. Sono commosso, sono onorato, grazie, grazie. Magari glielo potremo dire, poi lo mettiamo. Sì, perché c'è tutta la custodia, c'è il certificato, troveremo tutto. Grazie. Devo dire che l'affetto che mi avete dimostrato con questo premio e il riconoscimento del lavoro di una vita è commovente, perché per un italiano che è andato via 52 anni fa, essere riconosciuto dalla propria terra, dalla propria patria, è sempre una grande emozione. Io ringrazio la Fondazione Magna Grecia, ho partecipato al vostro congresso e auguro che e auspico che tutto quello che avete discusso porta frutti nel futuro della Sicilia e del Sud Italia e anche esempio a altre parti del mondo dove occorre proprio questo spirito di risveglio. Quindi ringrazio voi tutti e ringrazio i presenti di avermi onorato con la vostra presenza. Grazie. Hai ragione, ti prego, hai fatto bene a fare la cosa, hai ragione, ti prego, ti prego, che sei
altrettanti, uni e primi non a caso. Giuseppina era una donna fantastica intanto, e poi una grande giornalista, e poi la direttrice, il direttore del TG. Ok, tutto insieme, tutti insieme. Io Federica e Sandra vi lascerei, perché noi, siccome la federazione vuole sempre esagerare, vi lasciamo, vi facciamo così, hai ragione, vi lasciamo. Abbiamo affianchiamo un altro premio, che è il premio alla carriera. Quindi chiederei a Fulvio e Lucisano, che erano giù in fondo, e credo ci sia pari del Mimmo, me lo accompagnate voi, di raggiungerci. E intanto le ragazze hanno già pronto il premio internazionale Magna Grecia 2019, riconoscimento alla carriera. Eccolo, a Fulvio Lucisano. A Fulvio Lucisano per aver raccontato attraverso i suoi film la storia di un'Italia ricca di contraddizioni, ma anche di passione e di genio creativo. Attraverso il cinema il nostro paese è riuscito ad affermarsi nel mondo come la culla di un nuovo umanesimo e di una nuova umanità, come fucina di talento e di cultura. Fulvio Lucisano ha dato lustro all'Italia senza mai essere sopra le righe, con una sobrietà e un'eleganza che tutto il mondo del cinema gli riconosce, continuando a tributargli riconoscimenti nazionali e internazionali. Fulvio Lucisano incarna perfettamente i valori della Fondazione Magna Grecia ed è per questo che gli assegniamo un riconoscimento speciale alla carriera, ma non solo, perché lui è la storia, è il presente ed è anche il futuro del nostro cinema. Ora dovete solo decidere se prima parla Giuseppina o prima Fulvio. Ma vorrei che facessimo un grande applauso, perché questo è un signore che ha un'età, ma e rappresenta veramente, insomma, non solo un italiano tipo, ma anche, diciamo, quell'uomo del sud che ha faticato molto e che ancora oggi continua a dare molto e che è capace di scommettere molto. Il film che abbiamo oggi sentito di Mimmo Calopresti credo che sia un po' il segno di questa sua capacità di interpretare anche in maniera giovane quello che accade. Guarda, io sono molto contento di questo premio. Sono principalmente contento per un motivo. Prima di tutto lo voglio dedicare a mia nonna, che era della Spromonte. E ai suoi 16 figli, tra cui mio padre. 16. Sì. Di cui 4 hanno partecipato alla prima guerra mondiale. Sono soldati ultimati. Con questo film io ho fatto contro tutte le opinioni dei miei collaboratori, perché credo che noi dobbiamo fare dei film diversi, dobbiamo illustrare. Ma è il regista prima, no? Illustrare. Ho parlato appunto con il regista, abbiamo scambiato le opinioni sulla sceneggiatura, abbiamo collaborato alla sceneggiatura insieme e credo che il film sia veramente riuscito. Noi usciremo con 300 copie il 21 di novembre e vi invito tutti quanti ad andare al cinema a vederlo, perché è un film importante e che noi, la prima cosa che farò io nell'uscita del film è di presentarlo la stessa mattina dell'uscita ai ragazzi delle scuole con il regista che spiegherà loro il motivo per il quale questo film è stato realizzato. Io vi ringrazio di questo premio perché non me l'aspettavo, sì, me l'aspettavo veramente. Siamo venuti in aereo con Gerardo, ma l'ha detto lui, non l'aspettavo. Non lo sapevo. Ma l'aspettavo, lo sapevo benissimo e comunque vi ringrazio.
moltissimo. Gerardo, silenzio. Non si nemmeno passato. No, io lo conosco bene, che molte volte all'ultimo momento lui ha qualche impegno e qualche rinuncia. E in questo modo l'ho tenuto legato, perché ai corsi di disco che all'ultimo magari ci sarebbe state qualche altra cosa, cose che aspettano tanto. Poi mi sono creato veramente, mi sono tirato un martello alla mano addosso, perché conosco bene la tua famiglia, c'erano piccolissime le mie figlie quando ci siamo conosciute, quindi devo fare altri due di quei medaglioni. Quindi intanto il mio, quindi se lo vedete mi risparmiamo. Quindi benvenuto. Se voi mi darete il resto di anche un disco di Tensivo. Grazie. Allora io direi che a questo punto è l'ora del dolce. Ringraziamo tutti, ringraziamo la Fondazione Magna Grecia, Fulvio Lucidano, Federico Faggini, Sandro Stavari, Giuseppina Paternini, ovviamente presidente e vicepresidente Mimmo Cauresti e Gerardo Sarto. È stata una bellissima serata, ma continua in dolcezza, quindi ora ci vediamo sulla terrazza, delle terrazze, per prendere il dolce, e buona continuazione. Grazie.